Ed eccoci di nuovo insieme, Sei a casa prosegue e vi invitiamo questo fine settimana tutti a San Benedetto Po perché si svolgerà la Sagra dell'Asparago, Festa dei Fiori e il ritorno al Medioevo. Parliamo del ricco programma quindi di sabato e domenica con l'assessore del Comune alla Cultura del Comune appunto di San Benedetto Po. In studio con me do il benvenuto a Vanessa Morandi. Grazie Angela, sono molto contenta di essere qui a parlare di questa bella giornata, di queste belle giornate, di questo splendido weekend. Speriamo nel tempo. Incrociamo le Incrociamo le dita per il dita. meteo, poi insomma vi consigliamo comunque di rimanere aggiornati sulle pagine social, Esatto, sulle giusto? pagine Dove? social dove verrà scritto esattamente tutto e aggiornato all'ultimo minuto eventuali spostamenti di data o cambiamenti. Ma andiamo al programma, perché davvero ci sono tanti appuntamenti, da quelli gastronomici, culinari, a quelli più Esatto. culturali. Esatto, infatti il programma è molto ricco, si parte con sabato 13 maggio al mattino verso le 10:30 una lettura laboratorio per i più piccoli, quindi dei momenti dedicati ai bambini per introdurli un po' alla festa. Nel pomeriggio alle 15 ci sarà una gita in bicicletta al Bugno Martino, una location un po' particolare che si potrà visitare, sarà una gita a cura della Pro Loco. E anche questa è su prenotazione. E poi sabato sera ci sarà un evento clou molto richiesto che è l'escape room nelle cantine del monastero, per cui si verrà, Wow! esatto, ci sarà questa avventura in cui si verrà chiusi all'interno della cantina monastica e grazie al supporto di Teatro Magro che organizza appunto così il mistero da risolvere, ci saranno tanti indizi e su tre repliche ci sarà la possibilità di partecipare. Quindi, insomma, dopo visto il grande successo che c'è stato con gli escape room ad Halloween, abbiamo così deciso di ripetere, però dedicato agli adulti perché in quel momento non avevano avuto la possibilità di partecipare, invece la richiesta era tanta. E poi non è tutto, perché sabato sera, dalle 21 a mezzanotte, ci sarà anche l'apertura dell'osservatorio astronomico. Assolutamente sì, per cui a Gorgo, dove abbiamo il nostro splendido osservatorio astronomico, grazie all'Associazione Astrofili Mantovani, si potrà vedere le stelle attraverso il nostro splendido telescopio e quindi sempre tutto gratuito ed è una bellissima occasione. Andiamo al programma di domenica 14. Che cosa accadrà? La domenica è molto ricca perché si parte già dal primo mattino alle 10 con diciamo, l'apertura della giornata con il corteo medievale e ci sarà diciamo, l'apertura di quello che è il mercato florvivaistico dedicato anche al giardinaggio, all'ortofrutta, ci saranno i produttori, gli hobbisti, eccetera, nella Piazza Grande, in Piazza Folengo, dove ci sarà anche uno spazio dedicato agli amici a quattro zampe. Con quindi una dimostrazione cinofila durante la mattina alle 10:30, così di come si addestrano, di come eseguono gli ordini, di come sono obbedienti i nostri amici istruiti. E poi nel pomeriggio ci sarà la premiazione del collare fiorito, quindi un momento dedicato ai nostri amici animali. Una sfilata a sei zampe. Sì, perché ovviamente ci saranno il compagno a quattro zampe e il suo padrone che lo accompagnerà. Certo. Quindi grandi e piccoli invitati a partecipare. Ci sarà uno spazio in Piazza Canossa dedicato ai giochi di una volta, quindi un momento, diciamo, ludico per i giovanissimi che abbiamo visto negli anni essere sempre di grande attrattiva, perché ovviamente non li conoscono più oramai perché sono abituati ai Sì. giochi elettronici e invece si divertono veramente molto con questo intrattenimento. E poi arriviamo al clou, ritorno al Medioevo, che insomma è diciamo, il momento, è la novità rispetto a queste sagre, rispetto alla sagra dell'asparago che vede sempre il mercato e così la cultura enogastronomica valorizzata e la festa dei fiori che vede appunto i fiori protagonisti. In questo caso abbiamo aggiunto qualcosa in più al programma. Ritorno al Medioevo con l'associazione Sacca Caprianorum, parte appunto con il corteo alle 10, ma poi per tutta la giornata animerà l'antico monastero riportandoci al tempo del Medioevo.
E quindi calligrafia medievale, ricamo, argilla, lavorazione del cuoio e tanto altro. Quindi davvero si uniscono tre tematiche che stanno benissimo tra di loro e che valorizzano il territorio da tanti punti di Da tanti vista. punti di vista, In assolutamente. questo che lo stiamo vedendo, è un luogo stupendo, uno dei borghi più belli d'Italia. Assolutamente, sì, per cui insomma è un momento importante per valorizzare anche così un aspetto particolare del monastero, riportandolo così, alla sua storia più antica e conoscendo anche così, i segreti che ci sono dietro a questi edifici che oggi hanno un nome, che oggi hanno sì, uno scopo turistico, ma che hanno una storia dietro, e quindi rivedere i lavori che venivano fatti proprio nelle fabbriche all'interno del monastero. Dove potremo assaggiare gli asparagi? Allora, sicuramente in tutti i ristoranti del nostro centro e del nostro paese c'è proprio una sezione dedicata sul sito del comune, sul sito del turismo, dove si possono consultare i menu dedicati all'asparago e quindi diciamo una valorizzazione in più di quello che sono le nostre strutture ricettive e che sanno ben cucinare questo germoglio così particolare, così tipico tra l'altro del nostro monastero, perché le mappe del 600 ci riportano appunto che esistesse una spargiaia all'interno degli orti monastici. E Quindi quali caratteristiche hai? Quello bianco, quello verde? Sai che ci sono varie tipologie. è Quello verde, verde. l'asparago di San Benedetto è verde. Quindi sì, è verde ed è in realtà molto difficile da coltivare perché è una, così, una tipologia particolarmente selvatica, spontanea, per cui è molto difficile riuscire a coltivarla. Ci sarà anche una piccola ricostruzione dell'ortus, ecco, dove c'è l'asparagus officinalis, tipico di San Benedetto. Si potrà vedere qualche monaco che così coltiverà e curerà questo spazio. Insomma, la vera e propria esplosione di primavera, questo fine settimana a Assolutamente. San Benedetto Po, tanti gli appuntamenti tra sabato e domenica e un lavoro intenso anche quello dell'amministrazione comunale per riuscire ad offrire a cittadini e non solo, perché insomma arrivano in tantissimi a San Benedetto per questo appuntamento, la manifestazione. Certo, sì, amministrazione e uffici sono impegnatissimi, ma con grande gioia se poi il risultato e la ricaduta sul nostro paese rimane importante come nelle altre manifestazioni, è sicuramente una grande soddisfazione per tutti. Allora, un appuntamento per tutta la famiglia. Avete visto, ci sono attività per i più piccoli, ma anche per gli adulti, per gli amanti dello sport, della storia. Esatto, ci saranno anche gli armigeri che faranno le dimostrazioni appunto del duello cortese, quindi insomma sarà arricchito veramente da tante figure che nei secoli sono passate all'interno del nostro monastero. Ci sarà persino un convivio medievale, la dimostrazione della tavola medievale come era imbandita all'epoca con il pane medievale, quindi insomma sarà molto particolare. Ci saranno tante tappe, ci saranno le mappe a disposizione, tante cose da vedere, tante cose da imparare. Un viaggio indietro nel tempo, e arriviamo però anche alla promozione del territorio, perché queste manifestazioni Certo, hanno sì. anche questo scopo. Com'è Assolutamente. andato il periodo di Pasqua, il weekend con i vari ponti e poi qual è la prospettiva per l'estate? Beh, devo dire che non possiamo lamentarci, ecco, è andato bene, nel nostro piccolo i numeri hanno dato soddisfazione, si sono avvicinati al 2019, ai numeri del 2019, per cui insomma questo ci ha portato, ecco, fiducia rispetto al lavoro che viene fatto e anche al futuro. E tanti saranno gli eventi anche dell'estate. La scorsa settimana c'è stato l'Ambrusco Polazzo e lo scorso weekend, quindi grande successo. E chiaro che non ci si ferma mai, assolutamente, quindi anche per l'estate c'è una certa aspettativa. L'obiettivo è quello è sempre molto aulico, però bisogna puntare sempre alto e quindi insomma, cercare di fare tutto il possibile per promuovere, per valorizzare un territorio che merita di essere valorizzato e conosciuto. Allora, Assessore, ricordiamo le pagine social per rimanere aggiornati sulla festa, di questo fine settimana e in generale anche su tutte le vostre attività. Certo, è Turismo San Benedetto Po e Comune di San Benedetto Po sia su Instagram che su Facebook, e su YouTube si trova tutto il materiale video dei vari eventi.
E poi il sito del turismo www.turismosanbenedettopo.it e per le prenotazioni allo 0376 62 30 36, dove trovate il personale dell'InfoPoint a disposizione per prenotare tutte le attività della domenica e del sabato sera. Ebbene, allora, questo fine settimana tutti a San Benedetto Po, grazie davvero all'assessore alla cultura Vanessa Morandi per essere stata con noi, buona festa Grazie a quindi voi, grazie a voi. dell'asparago, festa dei fiori e medievale. Grazie a voi, grazie alle associazioni anche che ci hanno supportato, quindi Pro Loco, Il Sogno di Vasco, Sacca Caprianorum e quindi insomma avanti tutta e un buon weekend a tutti a San Benedetto Po. Ebbene, io vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento domani, con una nuova puntata di Sei a casa. Rimanete sintonizzati.